Io ringrazio tutti i cittadini e i bagheresi della fiducia che ci hanno dato. In realtà i bagheresi mi hanno sempre dimostrato affetto già con la scorsa elezione regionali. Noi ci abbiamo creduto, io ne ero convinto, il risultato delle urne è stato abbastanza significativo. Posto ciò, noi siamo stati eletti per rappresentare tutta la città, quindi non rappresenteremo soltanto coloro i quali ci hanno votato, ma anche e soprattutto chi non ci ha votato e soprattutto chi alle urne non si è recato, perché c'è stata una buona percentuale di cittadini che purtroppo non sono andati alle urne. Dobbiamo convincere tutti, soprattutto chi non è andato alle urne. Noi daremo piena attuazione a quello che è stato il programma. Il programma è diviso in due parti, le urgenze e la visione della città. Le urgenze, servizio rifiuti, idrico, cimitero, rifacimento del manto stradale e decoro urbano. La visione, lavorare con le piccole e medie imprese, polo universitario e polo sanitario. È stato un risultato veramente importante che dimostra come questa città aveva bisogno di partecipazione, di ascolto e di cambiamento. La lista Si Cambia voleva trasmettere proprio questo messaggio, rappresenta tutto un mondo democratico e civico che si è stretto attorno alla figura di Filippo Tripoli, sulla quale c'è grande aspettativa e con la quale adesso lavoreremo in sinergia per riportare questa città alla normalità, nelle emergenze e nella visione di sviluppo che la città deve avere. Pertanto vogliamo ringraziare tutti coloro che si sono recati alle urne, che ci hanno votato e vogliamo cercare di recuperare il dialogo con quella parte di città che a votare non è andata e che deve essere comunque inclusa nelle scelte per Bagheria. È stato un ottimo risultato, anzi un eccellente risultato. Io infatti devo ringraziare tutti i cittadini e comunque il gruppo famiglia che ha supportato la mia candidatura per tutto il periodo della campagna elettorale. Aspra ha dato un merito comunque al lavoro svolto durante negli anni e nei mesi precedenti e di questo ne sono fiero. Che risultato è ottenuto ad Aspra e qua alla Bagheria? Ad Aspra ho avuto 367 preferenze. A Bagheria quasi 180. È stato, devo dire, un risultato ogni oltre aspettativa. Devo dire che sono veramente orgoglioso di far parte di questo Consiglio Comunale e di far parte di una squadra capitanata da Filippo Tripoli, che ha ben detto in questa campagna elettorale che la parola chiave deve essere ascolto. L'ascolto verso la città, perché la città ha bisogno di partecipare e di condividere le scelte che faremo, diciamo, tutti insieme. Ma chiaramente inizieremo dalle emergenze, ovviamente. Una volta che avremo chiaro tutti i problemi che ci sono sul tavolo del sindaco, e dopodiché però lavoriamo alla visione, perché la cosa più fondamentale è che non è solo tamponare le emergenze, che è giusto, ma avere una visione di città e soprattutto rendere la città più normale. E riprenderemo anche dal clima, riprenderemo dalle relazioni con i cittadini. In questi 5 anni i cittadini non hanno avuto un rapporto con le istituzioni. Noi vogliamo da subito avere, ecco, questa sguardo, dimensione di sguardo, assolutamente sì, ed è il nostro primo obiettivo.